Buongiorno a tutti quanti, io sono Alessandro Taddei, studente dell'Università di Pavia, attualmente frequento il terzo anno di Lettere Antiche. Tra gli esami proposti dall'università, quest'anno ho scelto di affrontare quelli contenuti all'interno del pacchetto di approfondimento storico antico. Tra questi c'era anche il corso della professoressa Capponi di economia e società del mondo antico. La pandemia che ha colpito il nostro mondo ci ha portato a vivere momenti drammatici, ma ciò che noi ci troviamo a sperimentare oggi, non è nuovo al mondo. E così, su invito stimolante, direi, della professoressa Capponi, abbiamo deciso, per quelle che sono le nostre capacità, di provare a raccontare alcuni di quelli che sono stati, gli eventi pandemici, le malattie che hanno colpito il mondo passato, in particolar modo l'impero romano. E per farlo ci serviremo prevalentemente delle linee guida fornite dal libro di Kyle Harper, edito da Einaudi, Il destino di Roma, clima, epidemie e la fine di un impero. Ho deciso con voi di parlare della peste di Cipriano, una peste di cui si sente parlar poco. Tascio Cecilio Cipriano, chi era? Tascio Cecilio Cipriano nasce sotto la dinastia dei Severi, da una famiglia di modeste condizioni che gli garantisce buoni studi retorici. Abbiamo poche notizie riguardo a lui, ma nel 245, quasi improvvisamente, sappiamo che si converte al cristianesimo. Soltanto 3 anni dopo, nel 248, già lo troviamo come vescovo di Cartagine. E 10 anni dopo, nel 258, sarà invece il momento del suo martirio. I suoi scritti ci parlano molto di questo evento che colpì in quegli anni l'impero romano ed è proprio per questa sua abbondanza di informazioni in merito a questo periodo che la peste che colpì l'impero romano prende da lui il nome. Non abbiamo quindi più, come per la peste Antonina, Galeno, un medico e scrittore prolifico che ci parla di questo evento che colpisce l'intero impero, ma questa volta invece abbiamo un vescovo cristiano. C'è una differenza di timbro e di tono nella narrazione rispetto ai pagani. C'è questo nostro vescovo che paragona i colpiti da questa malattia a dei martiri che sopportano questa condizione difficile, drammatica. E allo stesso tempo il focus sarà tutto rivolto all'analisi della condizione mortale dell'uomo legata alla carne. Da quello che ci raccontano le fonti, questa malattia sembra essersi sviluppata in Etiopia e da lì, pian piano, sembra essersi mossa lentamente verso nord-ovest, seguendo così lo stesso percorso che potrebbe ricordare quello che descrive Tucidide nella narrazione della peste di Atene. Possiamo quindi pensare a un cliché letterario? No, perché abbiamo fonti archeologiche che ci testimoniano che questo fu effettivamente il percorso di questa malattia. Troviamo per esempio a Tebe delle grandissime fosse comuni riferibili a quegli anni e in Egitto in particolar modo un grandissimo utilizzo della calce viva che veniva utilizzata appunto per igienizzare i corpi dei morti. E in più troviamo un incredibile uso riferibile a quegli anni della cremazione. Sappiamo che questa pandemia che parte a partire dall'anno 248-249 circa, nel 251 arriva a Roma. La diffusione avverrà in tutto l'impero e non soltanto nei centri cittadini, ma non lascerà scampo a niente e nessuno. Città, campagne, villaggi, tutti saranno colpiti. Imperverserà quindi dagli anni che vanno dal 249 al 262, ma è ipotizzabile una sua durata ancora più lunga, arrivando addirittura a pensare come data di fine della pandemia il 270 d.C. Qual è la patologia della peste di Cipriano, da come ce la raccontano le fonti? Innanzitutto abbiamo un esordio con altissime febbri violente. Abbiamo sintomi emorragici che colpiscono le congiuntive, che causano diarrea, che colpiscono l'esofago. Abbiamo vomito, fascite necrotizzante articolare. Questa malattia può causare una disabilità permanente e può portare anche alla perdita di udito e vista. Ma come pensavano gli antichi che si trasmettesse questa malattia? Beh, pensavano che si trasmettesse attraverso gli occhi e questo non deve stupirci perché il mondo antico pensava che gli occhi avessero una loro tattilità, ovvero da questi si muoveva un fascio particellare che poteva così andare a colpire qualsiasi altro oggetto. E se lo sguardo può toccare gli altri, allora è ovvio che potrebbe essere, a parere degli antichi, un ottimo canale di trasmissione della malattia. E a numero di morti, invece?
Ad Alessandria sappiamo che morì, in base a quello che ci dicono i registri, circa il 62% della popolazione. Ciò vuol dire, numericamente, 310.000 morti. Un numero altissimo per una città di quel periodo. La peste di Cipriano fu quindi un colpo per la demografia. È una peste di cui però ci si ricorda poco fra gli storici, soprattutto quelli antichi. Ma per quale motivo? Forse questa noncuranza deriva proprio dal fatto di non riuscire a valutare concretamente gli effetti di questo evento epidemico. Ma con le conoscenze scientifiche moderne, che cosa possiamo, ipotizzare allora? Che cosa fu effettivamente questa peste di Cipriano? Possiamo pensare ad esempio al vaiolo. Certo, questo spiegherebbe molti dei sintomi. Il problema è che molti autori ce ne parlano come di un qualcosa che non si era mai visto prima, e differentemente noi sappiamo che il vaiolo si era già presentato all'interno dell'impero romano. Eusebio di Cesarea, nel 312 d.C., tra l'altro parlando di un'epidemia che colpisce in quegli anni l'impero simile al vaiolo, ce la descrive proprio diversa rispetto a quella che era stata la cosiddetta peste di Cipriano. E altresì non abbiamo notizie sull'esantema, l'irritazione cutanea causata dal vaiolo, appunto. Quindi, quali altre strade dovremmo percorrere? Forse si può pensare a un'influenza pandemica. L'influenza, infatti, altro non è che un'affezione respiratoria acuta e molto contagiosa. Alcune forme si presentano come brevi, deboli, sotto la forma di un quasi normale raffreddore, altre invece, quelle zoonotiche, quindi trasmesse dall'animale all'uomo, possono essere molto molto pericolose. È possibile quindi che degli uccelli, proprio magari durante rotte migratorie cambiate in quegli anni a causa di cambiamenti climatici che avevano colpito il mondo romano e che tra l'altro avevano già messo in ginocchio l'agricoltura anche nella Valle del Nilo, che era sempre stata riserva fertile, che aveva messo l'impero romano al riparo da qualsiasi evento di carestia. Bene, è possibile che questi uccelli durante le loro rotte abbiano infettato alcuni animali e possiamo per esempio supporre i polli o i maiali che si trovavano all'interno degli allevamenti intensivi di epoca romana. Il problema è che non riscontreremmo all'interno di quei sintomi che ci sono descritti per la peste di Cipriano alcun problema respiratorio. Però è bene comunque considerare che esistono delle analogie tra la nostra peste di Cipriano e invece l'epidemia che ha colpito il nostro mondo nel secolo passato, l'influenza spagnola. Infatti anche questa, proprio come la nostra peste, presenta sintomi emorragici, epistassi. Se l'influenza pandemica non è un'ipotesi che convince, completamente, dobbiamo forse pensare ad altro. Possiamo per esempio pensare ad una febbre emorragica virale. Queste, spesso, sono causate da alcune famiglie di virus. In particolar modo pensiamo ai flavivirus. Questi vengono trasmessi dalle zanzare. Certo, alcuni sintomi corrisponderebbero a quanto descritto per quanto riguarda la peste di Cipriano, ma contrasterebbero con la stagionalità, della malattia, che stiamo analizzando e anche con la velocità di diffusione del virus. Considerando invece un'altra famiglia di virus, dobbiamo prendere in analisi gli arenavirus, che spesso e volentieri vengono trasmessi all'uomo attraverso i roditori. Anche in questo caso, però, cocciano con la nostra situazione la velocità di diffusione del virus e la portata della nostra epidemia. Tutto quanto fa infatti pensare a una trasmissione diretta da uomo a uomo. E tutto questo ci riporta a un'altra famiglia di virus. Quella dei filovirus. Sono virus che le analisi genetiche hanno dimostrato essere vecchi di milioni di anni e con uno di loro abbiamo fatto a nostre spese la conoscenza soltanto pochi anni fa, il virus Ebola. I sintomi causati da questa famiglia di virus assomiglierebbero moltissimo a quelli descritti dalle fonti antiche per la peste di Cipriano. Questi virus, infatti, possono essere trasmessi da animali come per esempio i pipistrelli e hanno un periodo di incubazione che può andare dai 4 ai 10 giorni, ma a volte anche superiore, e la diffusione di questi virus non avviene mediante aerosol, ma piuttosto attraverso i fluidi corporei e in particolar modo la maggior parte dei contagi avvengono all'interno dello stesso nucleo familiare e questo spiegherebbe bene l'avanzata lenta ma inesorabile del nostro virus che identifichiamo appunto come peste di Cipriano. Questo virus colpisce tutto e tutti, e in particolar modo lo Stato, perché aprirà le porte, sarà un fattore fondamentale a contribuire all'inizio di quel periodo che chiamiamo
anarchia militare. Sarà una spirale di disordini a catena per Roma, perché crollerà il sistema dinastico. Ci sarà un periodo di vera e propria anarchia delle legioni, che ognuna acclamerà il proprio imperatore. Crolleranno le frontiere sul Reno, sul Danubio, Roma perderà gli Agri Decumates, sull'Eufrate, ed è così che il nostro impero dovrà trovarsi a fare i conti con minacce come quelle dei Franchi, degli Alemanni, dei Persiani, dei Goti, minacce che latenti la peste aveva invece adesso riscoperto. E tutto questo andrà a colpire anche l'economia, il sistema fiscale romano, a causa dei continui cambiamenti e stravolgimenti che l'impero si ritrova a vivere. Va tra l'altro considerato che proprio in questo periodo avviene quella che è considerata la cosiddetta transizione tardo-romana dal punto di vista climatico. Passiamo quindi da quelli che erano stati i primi 2 secoli dopo Cristo, ovvero l'optimum climatico, quindi favorevole all'agricoltura e per l'economia del mondo romano, a un periodo di forte instabilità climatica, un periodo di siccità in cui anche le piene del Nilo sono irregolari. E in tutta questa situazione drammatica è facile trovare capri espiatori, come per esempio i cristiani. Queste sono le accuse che gli vengono mosse: non venerano abbastanza gli dèi e questa è una punizione divina. Ma sarà il nostro stesso vescovo cartaginese a rispondere in questa maniera. Che importa al cristiano se la vigna non dà frutti in questo mondo, quando lui è tutto rivolto alla vita ultraterrena? E in particolar modo Cipriano se la prenderà anche con i ricchi proprietari terrieri che speculeranno da questa situazione. Fatto è che in questo periodo aumentano e crescono sempre di più le incertezze spirituali e si sa bene che paura e devozione vanno sempre a braccetto. È così che il mondo romano entrerà in un periodo di grande incertezza spirituale. Troviamo monete riferibili a questo periodo che raffigurano Apollo guaritore, oppure lo stesso imperatore Decio che ordina che in tutto l'impero vengano innalzate preghiere per la salvezza comune. Queste disposizioni trovano ovviamente il rifiuto dei cristiani. Questo gli costerà persecuzioni. Eppure, proprio in quell'impero che soltanto nel 248 con Filippo l'Arabo aveva celebrato i Ludi Seculares, celebrazione maestosa di Roma, della sua storia e dei suoi dei, aumenterà invece la cristianizzazione. Questo perché il Dio cristiano riesce a dare risposte all'angoscia che invece gli dei pagani non riescono più a colmare. Questo perché la Chiesa nella sua organizzazione sociale riesce a creare una rete che potremmo definire quasi parentale, che riesce quindi a far sentire le persone coese, vicine anche in momenti di difficoltà, e soprattutto avrà un grande influsso sul livello di cristianizzazione e sulla popolazione l'opera di assistenza infermieristica che sarà fornita proprio dalla comunità cristiana.